Nel frattempo è successo qualcosa di molto interessante, per cui l'Unione Europea proprio 2 giorni fa ha annunciato di finanziare un progetto importante che dovrà ricreare il punto nascita, ci consentirà di ricreare la casa del parto, e in questa casa del parto si tornerà a nascere a Gorizia. Ciò che la regione toglie, l'Europa restituisce. Il sindaco di Gorizia, Ettore Romoli, era l'unico fra i primi cittadini del Friuli Venezia Giulia convenuti in piazza Oberdan stamattina presto per protestare contro il progetto di riforma sanitaria della giunta Serracchiani ad essere relativamente sereno e ad offrire un'analisi politica delle conseguenze cui potrebbe incorrere il contestatissimo provvedimento. È un problema vitale, penso, per la giunta regionale, perché ha ammantato di grandi ideali e di grandi parole, ma in realtà ha necessità assoluta di risparmiare, e risparmia dove può, non dove secondo me dovrebbe essere risparmiato. I grandi sprechi restano, i doppioni restano. Per il resto in piazza stamani si sono sentiti slogan certamente populisti, ma che ben riflettono lo stato d'animo degli abitanti di cittadine, paesi o frazioni cui la riforma potrebbe imporre cambiamenti anche radicali per quel che concerne determinate abitudini. Perdere un ospedale significa fare molta più strada in più anche quando si sta male o si è malati, perché Canal del Ferro dovrebbe fare molta ma molta più strada per andare all'ospedale di Tolmezzo anziché a quello di Gemona. Molte persone vengono a quelle di Gemona, per cui bisognerebbe tenere non solo questo, ma anche quelli vicini ai nostri. Ancora una volta chi è sceso in piazza, prima di incontrare il presidente del Consiglio regionale, che oggi inizia una 3 giorni di approfondimenti sul progetto di riforma, non ha mancato di sottolineare la distanza fra il paese reale e il mondo della politica, sempre meno attento, a dire loro, alle esigenze di chi invece è pronto a corteggiare maramaldescamente quando ha bisogno di voti.